Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph the Gamer e benvenuti in questo nuovo video qui su Dragon Ball Xenoverse per provare insieme dei nuovi personaggi che sono stati introdotti di recente con il DLC GT Pack numero 1 o qualcosa del genere. Comunque, i nuovi personaggi sono Goku GT, poi dovrebbe esserci infatti Pan e dovrebbe poi esserci anche un altro personaggio che evidentemente non ho ancora sbloccato, quindi possiamo comunque provare insieme ora Goku piccino, quindi Kid Goku se vogliamo chiamarlo appunto in questa maniera. E ci sono, vediamo un po', tre possibilità, vediamo un po' le mosse che può fare. Nella prima possibilità, o meglio nel primo vestito, possiamo ottenere spinta Kamehameha, Kamehameha Sfera Genkidama, colpo immagine residua, Super Saiyan, Super Sfera Genkidama, giravolta alta tensione, poi abitanti dell'universo datemi la vostra energia. Vediamo un po', oh cavolo, qua si trasforma in Super Saiyan di terzo livello? Carta forbici sasso. Io ragazzi voglio scegliere questo vestito perché mi permette di trasformarmi in Super Saiyan di terzo livello. Dobbiamo anche scegliere un compagno e direi appunto di scegliere Pan. Vediamo un po'. Ha imparato il pugno rotante di Mr. Satan, ma sul serio? Io voglio quindi il primo vestito. Poi ragazzi, tranquilli, dopo faremo anche un'altra sfida e proveremo appunto noi Pan. Come personaggi con cui sfidarci direi di scegliere... Ah, ecco l'altro personaggio qual era ragazzi. Era Trunks di Dragon Ball GT. Quindi potrei scegliere lui? No, non mi va. Scegliamo come al solito, ragazzi, il dio della distruzione Bills. E vediamo un po' Whis, che sono entrambi fortissimi. Lo scenario è ovviamente questo qua, uno dei nuovi scenari, ovvero pianeta Tsufuru. Ed eccoci qui, siamo davvero cazzutissimi. E poi c'è un Goku piccolo a petto nudo. Guardate che cazzuto, ragazzi. Anche se il piccino è davvero molto molto figo. Guardate come corre in direzione del nemico che già mi scaraventa via. Allora, non posso fare al momento quasi nulla. Mi sto facendo solo infatti immagini residue. Comunque ragazzi, come personaggio mi sembra davvero molto forte. Cioè, visto così sembra piccino e quindi scarso, ma vi posso assicurare che diciamo sembra davvero molto figo. Allora, cos'è carica? È una mossa questa. Allora, abbiamo una solita Kamehameha, quindi qualcosa di piuttosto standard. Poi abbiamo ragazzi esplosione solare, che quindi acceca il nemico. Posso picchiarlo diciamo con una certa tranquillità adesso. Ecco qua. Guardate Bills, oh, si fa davvero molto male. Bam, bam. Quindi vorrei comprendere meglio come funziona questo attacco, ovvero carica, eh. Ci provo. Oh cazzo, via da qua Goku. Mamma mia. Cerchiamo di... ecco, arriva la sfera da me? Devo allontanarmi, ma quanto ne fa? Oh, scusa. Allora, ragazzi, cerchiamo di colpirlo in fretta perché... mannaggia. Voglio subito trasformarmi in Super Saiyan di terzo livello. Se solo ne avessi la possibilità. C'è Bills che mi sta allontanando di continuo. Guardate come mi picchia. Ecco, ora dovrei esserci. Attenzione. Super Saiyan e che figo. No, dai, ragazzi, è davvero fighissimo. Bam! Guardiamo un po' le mosse. Super Sfera Genkidama, ragazzi... no, cosa ho fatto? Esplosione, che cavolo era? Vediamo un po', Super Sfera Genkidama. Guardate, Bills mi sta colpendo, eh. Colpisci Goku. Sì. Muori Bills. Mamma mia ragazzi, che attacco. Lo abbiamo davvero devastato. Tra l'altro noi siamo tornati normali, ve lo faccio notare. C'è Whis che sta cercando di curare Bills. E mi sa che ce l'ha fatta, infatti, eccolo qui. Il dio della distruzione che si è ripreso, bastardo. Devo cercare quanto prima di metterlo al tappeto. Devo subito colpire di nuovo, mannaggia. Purtroppo ragazzi, i personaggi quando non hanno quelle mosse che mi permettono di ricaricare l'aura, davvero mi mettono in grandissima difficoltà, porca miseria. Allora, beccati una Super Sfera Genkidama. Sei finito, Whis. Spero solo che non abbia già fatto riprendere il gatto, il dio gatto. Dai Whis, devi morire. Mannaggia, mi sa che non siamo riusciti a farli fuori a tempo debito. Guardiamo un po', un'altra Kamehameha, riesco a farla? Sì, giusto in tempo, poi purtroppo siamo tornati normali. Ora devo picchiarlo normalmente, mannaggia, non ho il vigore. Scusa, Pan che fine ha fatto? Potrei comprenderlo? Stanno anche finendo i secondi, eh? Mannaggia, nulla da fare ragazzi. Devo stare attento, ecco qua, beccalo bro. Continua a colpire, nulla da fare. Mi sto davvero rompendo le scatole. Ecco qua, fatto. E poi riesco a trasformarmi di nuovo? Mi sa di no, rimangono pochi secondi. Trasformati giusto in tempo, Goku. E poi riesco a fare la super sfera? No, nulla da fare, ragazzi. Tempo scaduto e guardate che figo Goku, appunto,
piccino ma trasformato in Super Saiyan di terzo livello. Quindi ragazzuoli, il video si conclude già qui, ma presto arriveranno altri due video in cui vi mostrerò Pan e soprattutto anche Trunks in formato GT. Quindi mi raccomando, ricordate di lasciare un bel mi piace, cerchiamo di superare i 1500 mi piace appunto per Goku piccino trasformato in Super Saiyan di terzo livello. E vi ricordo anche di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Quindi ragazzi, alla prossima, ciao!